io vorrei trovare all'Expo quello che è stato annunciato, questa soluzione in cui la questione alimentare diventasse una questione fondamentalmente etica, che l'etica riprendesse il posto probabilmente anche in parte, in grande parte dell'estetica, e che fossimo oltre una fase che è quella attuale in cui c'è una sorta di cinismo terribile. Il tema sicuramente è la sostenibilità. No, la cosa peggiore è il consumo. Perciò può essere consapevole o inconsapevole, siamo in una fase del post-capitalismo in cui c'è il consumismo, un consumismo che sta arrivando a maturità e sta portando gli esseri umani a vivere in milioni e milioni in aree urbane. Perciò credo che il problema che pone questa Expo è una parte del problema. Il grande problema è un riassetto della globalizzazione e di questo paese che si chiama mondo, e questo mondo secondo me è troppo piccolo per essere vissuto come oggi da 7 miliardi di persone. Il nostro futuro è quello di riuscire a salvare dalla miseria e dalla povertà alcuni miliardi di persone, perché voglio aggiungere una cosa: noi occidentali siamo circa 700 milioni, siamo 10% della popolazione mondiale e consumiamo quanto gli altri 7 miliardi. Ma io non ho un cibo preferito, il cibo più naturale per me è stato la pizza, che adesso non mangio più, ma è la pizza, credo che sia l'alimento più bello, più completo, più affascinante, più iconico, credo che già i suoi colori sono diventati parte dell'italianità, anzi della globalizzazione.